Pronto? Ciao Luigi, sono. Ciao Luigi, ciao. Saluto a Frisini. Ciao. Niente, io stamattina ho sentito in radio un po' di cose no, da cui non sono per niente d'accordo. Sì. Cioè, addirittura c'è stato qualcuno che ha detto che questo campionato è stato un campionato non neanche normale, diciamo, se vuoi di quanti nomi, non c'è un problema. Qualcun altro che ha detto che se qualcuno è sceso nello spogliatoio e non ha fatto rientrare in campo la squadra. Insomma, delle cose veramente, diciamo, vergognose. Io penso che le motivazioni Frisini, che ne è uno che ha giocato e quindi potrebbe dire, se voi avete visto Vergassola, ha fatto due o tre entratacce che doveva essere quasi quasi espulso, quindi ha fatto capire a chi gioca a calcio e sa com'è la storia che in questa partita dovevano stare praticamente al posto loro. Beh, però una Chiaramente, differenza un po' troppo netta fra il primo tempo e il secondo ho tempo per capito, però poter. ti Però Luigi, scusa, ricordo. perdonami Luigi, se 500 tifosi vanno al seguito della squadra, voi dovete la prestazione di 500 tifosi. Io non sono d'accordo, è una mentalità italiana pessima Lo questa, so, Luigi. Noi non cresceremo mai, non Bari, noi in Italia non cresceremo mai se andiamo avanti in questo ma modo. lo so, però Io ti credo che si dico. debba giocare la partita, si debba giocare sempre e comunque. Ma la Poi la partita. perdi, vabbè, amen l'hai persa. Ma la. Però tu hai dominato in quel modo, poi nel secondo tempo non ci sei più, la differenza si è vista, è stata vistosa, Sì, ma insomma. la differenza si è vista, però ti rendi conto che il Bari non si reggeva più, Barreto non si reggeva più, Castiglio non aveva le mani ai fianchi e quant'altro. Cioè abbiamo calciatori come Salvatore Andrea Masiello e Bonucci che hanno giocato tutte le partite fino adesso. Cioè, voglio dire, ma che cosa vogliamo da questi ragazzi? Sono d'accordo con te per il rispetto. Addirittura sei venuto a dire che le motivazioni, ma la gente si ricorda che a Salerno il Bari ha perso con Conte oppure no? Eh Che sì. avevamo la squadra nel tame che potevamo giocare ad occhi chiusi e vincevamo pure a occhi chiusi contro 20 Ma io avversari. non credo, Quindi, voi no, francamente, siccome sono queste cose. è un'ipotesi anche Sì, ma offensiva nei confronti della appunto, siccome squadra, dire sono che qualcuno queste scende e dice non giocare. No, appunto, ma non siccome credo a sono queste le questo. cose Non brutte credo a di dire, allora questo. io posso capire se il Bari avesse perso, faccio l'esempio, a Lecce, come invece abbiamo vinto in tempi passati, beh, allora sai che ci sono delle situazioni, ma perdere con il Siena, che come hai detto tu prima, le motivazioni ci sono state, eccetera, voglio dire, il Bari è crollato notevolmente secondo te, ma a parte le motivazioni, ma fisicamente è crollato, non c'erano più, giocare su quel campo era qualcosa che, quindi voglio dire, è inutile che siamo adesso a criticare questi ragazzi che bene o male hanno fatto veramente un grande campionato. Poi, dopodiché, se ce le perdono tutte e non si sono più in porto, alla fine saranno problemi loro, perché alla fine noi tutti tifosi entreremo nelle conseguenze. Grazie Luigi, grazie per il tuo intervento. Tra poco Perinetti, dicevo di queste due cose che insomma un po' rendono antipatico il finale di stagione, ripeto una stagione che poi magari sarebbe opportuno di tanto in tanto rinfrescarci la memoria rivedendo un po' le imprese del Bari in questo campionato, però in questo momento stiamo vivendo una fase, la chiamo un po' antipatica, come spesso accade in Italia alle squadre che hanno raggiunto l'obiettivo per il quale erano state costruite, c'è una fase nella quale non sai dove andare esattamente e magari lasci qualche punto per strada che invece sembra assolutamente alla tua portata. Io sono d'accordo parzialmente con Luigi, però io francamente non mi spiego un cambiamento di volto così netto tra il primo e il secondo tempo, obiettivamente. Adesso però sentiamo cosa ha detto Perinetti, perché c'è anche questa questione Perinetti che è sempre più incalzante, qui non arriva. Io in questo momento inviterei francamente la società del presidente Matarrese a prendere una posizione sulla questione, perché una cosa è dire, l'ha detto anche il presidente, ha detto anche i nostri microfoni, Perinetti è legato a noi, quindi non ci sarà alcuno scherzo da parte sua, però se si sentono le parole di Perinetti, e adesso ne sentirete delle altre, insomma, capite come non è così chiaro il futuro del Bari. Quindi occorre in questo momento una presa di posizione piuttosto ferma da parte della società per porre freno a queste supposizioni che francamente ci stanno tutte in questo momento a sentire cosa dice Perinetti e cosa ha detto Perinetti anche questa mattina su Radio Bari. Sentiamo. Al Milan abbiamo preparato quello che dovevamo preparare, adesso ci sarà tirato giù, mi auguro, no, appena la Juventus ha così, anche dei suoi problemi, perché qua noi parliamo di noi, ma naturalmente sono società che sono un po' distratte da tante cose, no? E quindi fanno fatica ad aprire, a parlare di mercato. Comunque, abbiamo preparato per Al Milan tutto quello che c'era da preparare, nel frattempo abbiamo assicurato al futuro del Bari due giocatori che ripeto sono sempre da elogiare per il loro comportamento, anche Gazzi ieri pur nella sconfitta è stato monumentale, Gillet l'abbiamo tenuto, adesso abbiamo fatto anche un primo colloquio con l'Udinese, che è stato un colloquio cordiale, questo non vuol dire
Nulla per adesso, voglio fare assolutamente, però c'è stato già un contatto e quindi questo è anche lavorare per il Bari. Si riferisce ovviamente a Barreto quando parla Alla dell'Udinese. situazione udinese, perché abbiamo diverse cose con l'Udinese, quindi dobbiamo parlare di tutto. E abbiamo preparato, diciamo, dei discorsi che potranno essere utili per l'immediato futuro, non appena l'Udinese sarà in condizioni di approfondire. Bonucci, che è in comproprietà con il Genoa, si è parlato di un possibile assalto del Genoa che voleva rilevare tutto il cartellino, ma forse ad entrambe le società conviene che il giocatore vada prima al mondiale. Abbiamo fatto un incontro con il Genoa che è stato, diciamo, orientativo, però non decisivo, se no avremmo già risolto questa comproprietà. È il mio personale parere che il Bari debba trovare un accordo col Genoa, perché col Genoa c'è un ottimo rapporto, il Genoa ha buoni giocatori, col Genoa abbiamo anche l'altra metà di Meggiorini, quindi dobbiamo, secondo me, è importante se riusciamo a trovare un accordo con il Genoa, però che sia sufficiente chiaramente per il Bari, questo sia, è ovvio. Per ora questa soddisfazione non l'abbiamo trovata. Sulla Gazzetta c'è un titolo che immagino, insomma, alimenterà i dubbi dei tifosi, cioè Perinetti cuore in tumulto, a Siena dicono che è fatta, perché insomma è chiaro che poi al di là dei giocatori la gente si chiede se lei resterà. Cuore in tumulto e non ce l'ho. Io casomai ho la testa da posto da ordinare, perché come ho detto ci sono, non è che sia Siena, ci sono state altre situazioni, ci sono altre situazioni che magari possono essere così, di contatto o perlomeno di interesse, perché come ha fatto bene Ventura, ha fatto bene Perinetti, ha fatto bene il Bari, ha fatto bene tutti i giocatori, quindi Certo. chiaramente c'è interesse sul Bari, ma le valutazioni sono le altre, non solo perché ci sono altre società, sono dall'interno da cercare di chiarire. Nella vita bisogna fare tante valutazioni e tante considerazioni, perché l'altro non lo devo fare da solo, questo è anche doveroso dirlo, perché tutto quello che potrò fare o dovrò fare sarà condiviso, quindi è chiaro che c'è sempre un confronto e un affronto, ma non pensate che il fatto di poter così considerare la via da Bari per me sia un fatto semplice, perché nella vita quando si fanno delle scelte, come sempre ci si rinuncia, rinunciare a Bari. Non credete che per me possa essere facile, se domani dovrà essere così, quando sarà, perché quello che ho avuto da Bari io non è che lo posso dimenticare.